Eccoci live. Ciao Lucia, Ciao bentornata. Paola, buonasera a tutte e tutti. Ciao, buonasera a tutti. Vedo che iniziano, vediamo, ecco, siamo già in collegamento, perfetto. Ho mandato anche il nostro messaggio di benvenuto, così testo che sia tutto a posto su Facebook e su YouTube. Buonasera a tutti, salve. Se magari ci mandate un messaggio. Se tutto va bene, se ci sentite, ci vedete bene, che questo è importante. Buonasera, fuzz, ciao. Ecco, vabbè, intanto che eccoci qua. Bene, 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 iniziano i collegamenti. Allora, buonasera a tutti. Questa sera appunto siamo in diretta con Lucia Cuffaro. Intanto che vedo che continuano ad arrivare messaggi, benissimo, controllo un attimo, sì, ma va tutto bene, grazie Marina, grazie, perfetto. Allora, io sono Paola Acquisti e sono la coordinatrice del progetto di Family Academy e come vi dicevo appunto, e la vedete lì, stasera abbiamo come nostra ospite Lucia Cuffaro che appunto ci parlerà. Ma non solo, perché questo è un vero e proprio corso per autoprodurre sapone, saponette, shampoo. E questa sera, tra l'altro, siamo in tantissimi, ci sono più di 1400 persone iscritte, quindi è una cosa molto, molto bella. Vi ringraziamo tantissimo per essere qui con noi. E parlavamo prima con Lucia, prima di collegarci, proprio di iniziare. A pensare a un nuovo terzo incontro corso su sempre la saponificazione, ma fatta in altre modalità. Profumi solidi. Adesso poi queste sono Lucia svelerà tutti i segreti. Un po' alla volta, ecco. E quindi una cosa bellissima perché veramente tanta, tanta gente. Tantissimi di voi la conoscono già, ma per chi invece ci ascolta per la prima volta, vorrei dire due parole appunto su Lucia Cuffaro, che è esperta chiaramente e appassionata di autoproduzione, è portavoce del movimento della decrescita felice, da anni è conduttrice della rubrica su Uno Mattina in Famiglia, chi fa da sé su Rai 1. Giusto? E questa volta lo fai al sabato mattina alle 10, vero Lucia? Sì, sabato, però saremo alle 10:15. Benissimo. Ha creato poi la prima scuola di autoproduzione su ecosapere.it e gestisce appunto da anni il suo blog autoproduciamo.it, scrittrice e tanto altro ancora. Poi seguiamo su Facebook, appassionata di orto. Fai tantissime cose, tantissima energia, grande, è una cosa bellissima vederti. A questo punto, in attesa intanto che le persone si collegano, io direi di fare due parole su Family Academy. Nel frattempo che diciamo, aspettiamo che si colleghino tutti, quantomeno una buona parte di persone. Due parole su questo progetto che è nato 5 anni fa. E tra i primi incontri, tra l'altro, c'era Lucia, infatti abbiamo iniziato con lei nel 2016. Però Family Academy è nata per organizzare degli eventi gratuiti, informativi e divulgativi sul territorio, gratuiti chiaramente, ed è un progetto sociale di Immobiliare San Pietro, un'azienda privata che opera sul territorio di Bologna, di Ferrara e delle sue province. Appunto, questo progetto nasce proprio per generare il benessere e dare sostegno al territorio. Infatti, noi oggi siamo in diretta da oramai da quasi 2 anni, ma eravamo appunto territoriali. Infatti, Lucia ha partecipato a molti nostri incontri proprio nel nostro territorio di Bologna, di Ferrara e di provincia. Poi è chiaro che le tematiche si sono ampliate e quindi. Diciamo che questi incontri trattano tantissime tematiche legate comunque sempre alla qualità della vita, all'ambiente, a uno stile di vita più ecologica e poi soprattutto alla salute e al benessere.
delle persone in generale. Poi, per chi di voi volesse approfondire sul sito, può trovare la programmazione di tutte le nostre proposte fino a dicembre. E in tutti questi nostri incontri c'è sempre la possibilità di interagire attraverso la chat. E infatti vi chiedo di scrivere le vostre domande che poi Lucia vi risponderà. E per chi ci guarda da Facebook può condividere la diretta oppure mettere un mi piace o mi segui sulla pagina e riceverà tutte le notifiche delle nostre dirette che sono veramente tantissime. E chi è su YouTube può iscriversi al canale e quindi rimanere collegati con noi. Che dire, a questo punto io lascerei la parola a Lucia che adesso si sta ricollegando e eccoci qua, eccoci qua. E che dire, Grazie Paola, grazie a Paola Quisti. grazie a te. E direi che ci rivediamo dopo per un saluto. Buona serata a tutti. Io sarò dietro le quinte, vedrò e sentirò. Quindi, Lucia, per qualsiasi cosa sai che sono qua e mi godrò anch'io questo corso bellissimo. Buona serata a tutti. Ciao. Grazie Paola, davvero grazie di cuore a tutti e tutti per la super partecipazione che avete avuto. E come diceva Paola, siamo a 1400 iscritti, per cui stavamo pensando di fare un altro corso sulla saponificazione, quindi in qualche modo non solo shampoo solido e saponette, ma fare anche il sapone di Marsiglia, fare il profumo solido, il balsamo solido, le profumazioni, le varianti, i colori, insomma le stagionature diverse, il metodo a caldo, quindi insomma riuscire a fare un altro corso perché c'è tanto da fare. Andiamo avanti con la prossima slide, Paola, grazie mille. Quindi anche due o tre slide di seguito. E Paola ha già introdotto questo percorso che stiamo facendo dal 2016. Andiamo proprio. Oh, occhio all'etichetta! Din, 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 din. Questo corso nasce anche per così in qualche modo partendo da un'analisi dei prodotti che ci sono in commercio. Prossima slide. In realtà sui cosmetici ancora non abbiamo grandissima consapevolezza, anche se in realtà da molti anni ormai c'è l'obbligo di indicare tutti gli ingredienti in etichetta. Ad esempio sui detersivi questo obbligo non c'è, che abbastanza assurdo, cioè solo per alcuni ingredienti. In particolare un sapone, shampoo, o scusate, o meglio, uno shampoo e i saponi contengono queste sostanze derivate dal petrolio, o meglio, dallo scarto della raffinazione del petrolio con cui vengono fatti dei polimeri, quindi una concatenazione appunto di molecole con cui si creano plastiche e derivati delle plastiche, tra cui tensiattivi, sequestranti e tutta una serie di umettanti, di ingredienti che servono a creare gli ingredienti, soprattutto quelli più schiumogeni, ma non solo, anche gli emulsionanti. Prossima, slide. Scusa Paola, scusa, quella precedente. Volevo solo soffermarmi su un ingrediente che ad esempio è il titanium dioxide, che è quello che viene utilizzato ad esempio nei saponi per il corpo per renderlo molto molto bianco, per rendere il panetto brillante e a cui farci ovviamente grande attenzione perché è estremamente irritante. Quindi insomma, quando dietro il bianco splendente abbiamo capito che c'è sempre qualcosa che non va. Prossima slide. Yeppa. Allora, partendo dal tema della pelle, sappiamo che non solo è il nostro biglietto di presentazione nei confronti delle persone, ma è anche il nostro organo più esteso. La pelle ha una porosità che permette uno scambio fra esterno e interno, quindi fra la parte degli organi e la parte, in qualche modo così, del mondo, il nostro approccio al mondo. Purtroppo la pelle assorbe, quindi tutte le sostanze che noi mettiamo sul nostro corpo possono creare una serie di problemi. Faccio un esempio. Un paio di giorni fa, mi è venuto in mente adesso, un'amica mi raccontava che sua cugina, un amico mi raccontava che sua cugina ha fatto per circa 10 o 12 anni lo stiraggio ai capelli, proprio perché ha capelli molto ricci. La mamma parrucchiera gli faceva sempre questo stiraggio. Superata una certa età, quindi superata insomma l'età dell'università,
eccetera, eccetera, se non sbaglio, e ha cominciato ad avere dei problemi talmente grandi alla cute da avere dolore tutti i giorni, al di là proprio del prodotto che usava. Quindi avere come se sempre un dolore fisso sulla cute e un mal di testa molto forte. Perché? Perché questi acidi che vengono utilizzati nei prodotti per i capelli sono comunque estremamente aggressivi, ma non lo sono solamente gli acidi, lo sono purtroppo anche i prodotti cosmetici. Prossima slide. Altra considerazione che è il tema capelli. Il tema, non so se Paola mi può mettere la prossima slide, ma comunque era quella sui capelli, eccola qua. Din din. Tema caduta dei capelli. Qui volevo un po', insomma, chi mi conosce sa che io tendo proprio a, in qualche modo, a puntare l'indice su una serie di ingredienti, in particolare due, perché poi ce ne sono tanti, che creano pure questa famosa caduta dei capelli. Innanzitutto, ricordiamoci, scriverei a chiederei alle persone che sono collegate di scriverci, chi vuole, come avevano i capelli donne e uomini negli anni 60, negli anni 50 e 60, cioè prima del boom della plastica e dell'utilizzo degli shampoo in bottiglietta. Come erano questi capelli? Ok, diamo qualche aggettivo. A un certo punto, no, con l'arrivo dei prodotti shampoo, appunto, sono entrati nelle case degli italiani i tensioattivi, che sono la parte che stacca lo sporco, ma anche i siliconi, che sono quegli ingredienti che dovrebbero rendere il capello liscio, setoso, morbido, definito. Il problema è che, come sappiamo, non sono traspiranti. È vero che il capello è morto in questa parte, ma sulla cute è viva. Quindi, se io continuo a lavarmi con del silicone, cosa può succedere ai capelli? È ovvio, i capelli piano piano si indeboliscono. Nel caso delle donne diminuiscono, nel caso degli uomini, fuffu, ciaone, ci siamo visti così, è stato bello. E purtroppo l'età in cui gli uomini perdono i capelli, dagli anni 60 in poi è in crescita, ogni anno cresce, quindi si abbassa sempre di più. Feliciana mi dice: forti, lucidi e spessi, sì, esatto. Ricci e voluminosi, esatto, Manola. Cotonati, vaporosi, esattamente, cioè erano capelli belli, voluminosi, dovevano piastrarseli per farli più a modino, no? Noi invece stiamo sempre lì a dare volume, colpa degli shampoo. Prossima slide. Un'altra sostanza che proprio mi crea grandi problemi, appunto, è questa dei tensioattivi, che può creare non solo potenziali allergie, ma anche inquinamento delle acque. Prossimo, ad esempio, sono le più famose, sono lo SLES, SLS, eccoli qua, sodium lauryl sulfato e sodium laurate sulfato. No, no, quella dopo, Paola, questa qui, esatto. Di queste, vabbè, c'è il PEG e il PPG, che sono questi emulsionanti di origine petrolchimica che possono portare allergie, ad esempio, tema saponi intimi, fate controllo che non ci sia il PEG. Dea, Tea e Mea, invece, parlando degli shampoo, io faccio sempre un trucchetto per ricordarmi queste tre sostanze, che è Mea, Tea, Dea, per ricordarmi, mette Dea in qualche modo. Qual è l'effetto collaterale di queste sostanze? Sono sostanze tra le più diffuse inserite negli shampoo, che cosa fanno? Portano forfora, capelli grassi e sensibilizzazioni. Quindi io compro lo shampoo per avere i capelli puliti, poi mi viene la forfora, allora compro il prodotto per la forfora. Se compro il prodotto per la forfora, cresce il famoso peel, però cresce poi per tutta una serie di concatenazioni che sono legate alla dipendenza da quei prodotti e relativi problemi. Altro problema grosso sono i profumi, le possibili allergie e i coloranti artificiali. Quindi più è colorato, più è profumato, più può creare allergie. Infatti si dice che quelli per bambini dovrebbero avere assenza di odore, ma non solo per loro, anche per noi. Prossima slide. Din, din, din. E autoproduzione del sapone. Allora, fondamentale, quali sono come si dice, quali sono i vantaggi? Sicuramente una riduzione degli imballaggi, assolutamente non per niente poco considerevole, dato che sappiamo che la produzione purtroppo di plastiche è veramente ingestibile. Oggi stavo scrivendo un articolo, appunto, stavo iniziando proprio
anzi, stavo rileggendo l'articolo perché lo scrivo ormai da una settimana perché il tema plastica è un po' complicato, e rileggevo il dato di Greenpeace per cui l'1% delle plastiche negli oceani è visibile, il 99% è in fondo ai mari o dentro gli oceani, quindi un problema gigantesco, quindi non solo plastiche ma anche altri imballaggi. Risparmio economico, lo vogliamo dire? Beh, si risparmia col sapone shampoo, si risparmia, soprattutto se fatto in casa, ma si risparmia anche sulla concatenazione di prodotti che servono per rendere i capelli morbidi, vaporosi e soprattutto nutriti. Prossima slide. Din din din, autoproduciamo lo shampoo solido, è arrivato il momento. Allora, abbiamo detto che è fondamentale quindi produrselo in casa anche per avere un numero superiore di lavaggi. Rispetto a quello liquido, dura molto lo shampoo solido, soprattutto se fatto essiccare molto bene. Tant'è vero che io utilizzo comunque un metodo a lunga essiccazione, anche perché se è più secco, con l'acqua si scioglie meno e si risparmia prodotto. Sono un po' fissata sull'idea del non spreco. Prossima slide, Allora, innanzitutto, come è fatto un sapone fatto in casa in generale? Questa è proprio una regola generale. Poi dopo l'applichiamo al sapone shampoo perché ha delle varianti. Deve avere dei grassi e degli oli di origine vegetale. Potrebbero essere anche di origine animale, ma sinceramente preferisco quelli vegetali. Quindi troviamo l'oliva, cocco, germe di grano, jojoba, riso, di noccioli, ma anche il mais, il girasole, più o meno la maggior parte degli oli. Possono essere usati per praticamente tutti, addirittura l'olio esausto. Peraltro ricordo che abbiamo fatto una bellissima lezione un po' di mesi fa, sempre con Paola, con Family Academy, lì ci siamo soffermati sul sapone di Marsiglia e sul sapone con olio esausto, quindi con l'olio di frittura, l'olio che ci avanza in casa perché è molto molto inquinante. Quindi se voi mettete su come ricerca Family Academy, Lucia Goffaro, sapone di Marsiglia, ritrovate anche quel video. E poi cosa serve? Un liquido. Questo liquido serve per sciogliere la soda caustica, che è quella che poi permette il processo di saponificazione. In genere si usa acqua demineralizzata, ma vanno bene anche degli estratti colorati, come ad esempio degli estratti di barbabietola per avere un sapone viola, del tè, addirittura il latte vegetale per renderlo ancora più morbido. In genere è un terzo, nel conteggio è un terzo per il metodo a freddo, non per quello a caldo, è un terzo degli oli, quindi se è 1 chilo in genere 3,30, 3,33. Soda caustica, allora è quella che appunto che non è la soda da bucato, ovviamente si compra nei ferramenta, costa pochissimo. Eccola qua, questa è una delle classiche, quella che si trova. Vi faccio vedere anche il prezzo perché è molto basso ed è 3,30 euro, quindi costa davvero poco, 1 chilo, e ci servirà per tantissimo. Qui ci sono scritte allucinanti, cioè stasa di scarichi, stasa, italiano, stasa, comunque forse sì, sverdicia, devo dire hanno grande fantasia nei nomi, e non danneggia. Allora, su non danneggia avrei un po' di problemi, avrei un po' da ridire, nel senso che la soda caustica nel processo di saponificazione assolutamente perde la sua parte corrosiva, invece pura mischiata con acqua è molto pericolosa, tant'è vero che oggi vedremo tutte le avvertenze possibili e immaginabili, ma soprattutto buttata negli scarichi così crea problemi. Nel processo di saponificazione è pazzesca perché cambia completamente la sua visione. Allora mi chiedono già se esiste un'alternativa alla soda. C'è un'alternativa che è quella della lisciva di cenere, ma è molto, ma molto, ma molto difficile fare un sapone con la lisciva di cenere. Tant'è vero che preferisco utilizzare direttamente altre cose. Quindi, comunque, usata con le avvertenze che vedremo con grande tranquillità, ma molta accuratezza oggi, si può usare tranquillamente. Il primo consiglio è quello di sempre tenerla in etichetta e con il tappo chiuso, poi c'ha tutte le sue avvertenze. Che sono pure troppo poche per me, un paio di simboli più ci potevano stare. Ok, ritorniamo pure sulla slide. Grazie Paola per la regia, peraltro ormai Paola è diventata pure regia. Ok, allora in generale il sapone, soprattutto il sapone di Marsiglia o il sapone per il corpo, viene fatto con un olio che in genere è l'olio d'oliva, essendo molto ricco. Sappiamo che ha delle proprietà pazzesche l'olio d'oliva, tra cui saponificare perfettamente.
Tant'è vero che il sapone di Marsiglia nasce proprio a Marsiglia perché tornavano indietro le navi riportando l'olio andato a male. Quindi nacquero lì dei saponifici proprio vicino Marsiglia e anche vicino Genova, proprio perché c'erano i porti. Quindi le prime industrie che facevano il sapone nascono in qualche modo per recuperare l'olio andato a male, perché dopo 2 anni si irrancidisce e quindi spesso con i viaggi in nave perdeva le sue caratteristiche. In generale, l'olio d'oliva si può usare tranquillamente da solo, tutti gli altri invece conviene miscelarli, creare un mix per avere più magari schiuma, più consistenza, più nutrimento, ma dopo adesso lo vedremo, vedremo l'approfondimento. Prossima slide. Eccoci qua. Allora, attenzione alla soda caustica. Allora, qui condivido pure il video così cominciamo a vedere se ci sono altre domande. Allora, vi faccio vedere tutte le possibili, come si dice, avvertenze da tenere per la soda caustica. Allora, prima cosa, tenere sempre vicino una bottiglia d'aceto o di vino bianco o di vino rosso o di mele, ma meglio di vino. Perché? Perché la soda è estremamente basica, quindi se una goccia, dopo vedremo la divisa del saponificatore, però se cade, quindi, oppure tocchiamo, perché a me mi è capitato di toccarmi, ero quanti qua mi sono grattato il naso, terribile. E la prima cosa da fare su piccole, cioè se poco soda finisce sulla pelle, è quella di bagnarsi immediatamente con dell'aceto, proprio perché l'aceto reagisce, basico acido, sciacquarsi. Se ovviamente succedono delle cose, sappiamo che dobbiamo chiamare il medico, andare al pronto soccorso, eccetera, però nella saponificazione al massimo può arrivare uno schizzo sulla pelle, piccole cose, e per queste piccole cose, c'è un leggero fastidio, si usa sempre l'aceto. Però l'importante non è solo questo, l'importante è avere la divisa del saponificatore. Chiederei a Paola di, per favore, di entrare con le slide, così vediamo. Allora, esatto, allora siamo su, esatto, sempre la soda caustica. Quindi aceto fondamentale, importantissimo, e poi la divisa del saponificatore. Prossima slide. Allora, ah no, vi volevo mettere un pochino questo, sul tema di questo percorso. Vabbè, tanto ve l'avevo detto, la divisa del saponificatore è esattamente fatta di tre cose, che in realtà purtroppo in questo video ci abbiamo anche facilmente di una in particolare. Allora, è occhiali, guanti e mascherina. Questo perché, come abbiamo detto, la soda è caustica. Motivo per cui noi utilizzeremo la soda per, diciamo, considerandola, dato che l'andremo a mettere in testa, sempre con uno sconto. Che vuol dire lo sconto della soda? Vuol dire che ogni tipo di olio ha. Ah, grazie Paola, grazie mille. Wow, proprio che super gestione regia. Poi abbiamo pure un'altra slide anche con le immagini, ma poi ve li metto, quindi li vedrete. Va benissimo anche la prossima slide. Quindi dicevamo che ogni grasso, ogni olio ha in generale un coefficiente di saponificazione. Che cos'è il famoso SAP? È semplicemente un numero che indica quanta soda caustica gli serve per trasformarsi in sapone. Noi sappiamo che la saponificazione è fatta da tre cose: un grasso, un liquido e la soda caustica. Ogni grasso ha la sua quantità di soda caustica, ovviamente, quindi detta in parole semplici. Poi questo tema lo approfondiamo bene, perché deve essere chiaro. Nel caso del sapone, diciamo, per il bucato, si usa esattamente quel coefficiente, cioè si usa quel numero che viene indicato. Ma noi ci stiamo occupando di parti delicate, la cute dei capelli, le mani, il corpo, motivo per cui applicheremo, si dice, uno sconto della soda. È tipo, vabbè, di soda ne servirebbe per fare un sapone da bucato, diciamo, 135 grammi, con uno sconto della soda, che è una percentuale precisa, sarà di meno. In particolare, lo sconto della soda oscilla, diciamo, tra il 2, 3, 4, 5 fino al 10%. Va bene anche un 3% per le mani, ma solo per le mani.
e soprattutto facendolo stagionare molto bene, ma in generale io tendo a fare per le mani e per il corpo fino al 7% di sconto. Per i capelli, per avere una giusta delicatezza e però anche solidità, si applica in genere il 6%. Quindi su quel dosaggio di soda scaliamo un 6%, ma poi dopo faremo bene il calcolino e non vi preoccupate se c'è già il momento dell'ansia, oh mio Dio, ma io la matematica già avevo problemi a scuola, non vi preoccupate perché vi ho inserito il link per il calcolatore automatico, quindi tanta resa, poca fatica. E il liquido, come vi dicevo, in genere è molto semplice invece il calcolo perché è un terzo dei grassi, quindi si può moltiplicare se no per 0,3 o dividere per 3 in qualche modo. Prossima slide. Eccoci qua. Allora, ad esempio, l'indice di saponificazione. Qui vi ho messo in particolare gli indici di saponificazione per gli oli che vi serviranno per fare sapone shampoo. Quindi abbiamo messo l'olio d'oliva, il SAP, quindi corpo, scusate, capelli, mani. Al SAP c'è cioè il codice, il coefficiente di saponificazione, l'indice a 134, così come il girasole, l'olio di sesamo a 133, l'olio di riso e meno a 128, l'olio di germe di grano 131, ricino 128, è molto viscoso infatti il ricino, lino 136, addirittura il cocco che sappiamo essere solido in inverno, eccetera, è 190, ne ha bisogno di molta. L'olio di vinaccioli 126. Prossima slide. Qui vi ho messo direttamente il calcolo. Allora, qui se volete potete prendere già la calcolatrice perché faremo qualche esercizio, così, per entrare nel mood di come calcolarlo. Allora, faccio l'esempio. Se io volessi applicare, allora, in generale, se non devo fare nessun tipo di sconto della soda, faccio l'esempio per un sapone all'olio d'oliva, quindi tutto olio d'oliva. Il SAP, quindi l'indice di saponificazione dell'olio d'oliva, abbiamo detto che è 134. Che cosa dobbiamo fare? Mettiamo lo 0 prima, 0,134 per 1000 grammi, se vogliamo usare 1000 grammi di sapore d'oliva, quindi sapore d'oliva, non d'olivia. Quindi il secondo numero, il primo numero è l'indice di saponificazione con 0, quindi 0,134. Il secondo numero è il 1000 grammi è quanto ne voglio usare, quindi se io voglio farlo da 500 grammi, li metterò 500 grammi. Il terzo numero invece è il totale, se non faccio lo sconto, quindi 100. Dopodiché divido tutto, diviso 100 e ovviamente viene da sé che viene 134, questo era abbastanza semplice, ma vediamo quello invece sotto, ovvero sempre 0,134 che è l'indice di saponificazione dell'olio d'oliva. Vogliamo fare un sapone utilizzando 1 kg di olio d'oliva, che non è 1 litro d'olio d'oliva, va pesato, pesaggi fondamentali. A questo punto però vogliamo fare uno sconto della sola per fare un prodotto estremamente delicato, quindi rimetto il 7 per cento. E nella parentesi c'è 100 meno 7 che fa 93. Quindi a questo punto farò 0,134 per 1000 per 93 diviso 100 che viene 124. A questo punto possiamo anche leggermente, ma proprio leggermente, arrotondare a 125 e mi è uscito fuori la grammatura della soda caustica per 1 chilo di olio d'oliva per fare il sapone. Quindi 1 chilo sarà l'olio d'oliva, un terzo, quindi 330, abbiamo detto che sarà il liquido, l'acqua demineralizzata, il dosaggio della soda caustica, che è il dosaggio fondamentale per evitare che il sapone non sia delicato o che non venga, che rimanga molle, è di 125 grammi. Quindi abbiamo fatto questo conteggio. Prossima slide. Entriamo un po' in questo termine dei conteggi. Qui allenatevi se volete. Allora, noi faremo un sapone shampoo. Vi do in questo incontro vedremo esattamente quali oli, come poterli usare e come inventarvi le vostre ricette. Ma io ve ne do comunque tre: vi do una ricetta per un sapone base, sapone shampoo base, per uno molto schiumogeno e nutriente e riparatore, e un altro estremamente nutriente, quindi per capelli molto, molto danneggiati e anche stimolante della crescita. Quindi ho provato, diciamo, in qualche modo a dare tre ricette, la prima molto facile,
diciamo, livello A, livello B e livello C. Così avete in qualche modo un percorso facilitato. Chi è già a un livello BC di saponificazione può andare direttamente per dire la terza ricetta. Chi sta iniziando ora, consiglio la prima. Allora, io quindi utilizzo per la prima ricetta, ma la vedremo tra poco, l'olio di riso e l'olio d'oliva. Perché utilizzo questi due? Beh, l'olio d'oliva sicuramente è estremamente nutriente. Un sapone completamente all'olio di oliva risulta essere un po' pesante, motivo per cui c'è una parte di olio di riso con olio più leggero che fa comunque schiuma, nutriente, delicato, antirughe se lo usiamo per il corpo, eccetera. Quindi a questo punto ho fatto tutto il conteggio che dicevamo. Il sapone shampoo, vediamo se vi ricordate qual è lo sconto della soda che si fa per lo shampoo solido, il sapone shampoo. Vediamo se vi ricordate. Io giustamente adesso non leggo commenti, quindi li le leggerò dopo. Allora, lo sconto della soda per il sapone shampoo è del 6, brava Silvia, 6. Ah, Sara, ciao Sara, che è un'amichetta di Roma. Katia, 6, vabbè, siete bravissimi. Ok, Antonella dice 7, no, è 6. 6. Il 7 è molto delicato, però per il sapone shampoo è meglio 6. Vabbè, giustamente ci fa ricordare. E quando si parla di olio d'oliva si parla di olio evo. Sì, per me esiste solo quello, scusate, effettivamente lo devo dire. Sei, ok, perfetto, grande, super reattivi, grazie anche a Paola. Quindi prendete anche il cellulare, la calcolatrice e ci facciamo questo conto. Ciao Sara, blob blob. Sara è fantastica con i suoi gattoni, autoproduce tutto con i suoi gattoni. Ah no, questo mi fa dire che invece il sapone non lo fate con animali domestici in giro né bambini. Poi vedremo, lo ripeterò anche dopo, ma tanto la lanciamo. Allora, diciamo che la ricetta che vi ho messo è di 1 chilogrammo totale, di cui 400 sono di olio di riso e 600 d'olio d'oliva. Il SAP dell'olio d'oliva è 128. Facciamo subito questo calcolo, quindi è 0,128 per 400. Ah, ok, grazie. Se si è atopici si fa sempre al 6%, perfetto, grazie Loredana. E allora abbiamo detto 0,128 per 400 per 100 meno 6 fa 94, diviso 100 e viene 48,12. L'olio d'oliva invece ha il SAP a 134, quindi questo conteggio è 0,134 per 600 per 100 meno 6 fa sempre 94, quindi faccio direttamente per 94. Ve l'ho messo fra parentesi perché non dovete fare 0,134 per 600 per 100 meno 6, è un'altra cosa, dovete fare 0,134 per 600 per 94 diviso 100, quindi vi fate prima il calcolo a mente. Qui viene, qui l'ho messo proprio precisetti, 700,57 viene 123,69, cioè arrotondiamo a 124 nella sostanza. Prossima slide. Grazie Paola. Allora, però qui, come vi ho detto, possiamo fare tutti i calcoli oppure c'è il calcolatore automatico per pigri. Eccolo qui, pareva brutto dire che è per pigri, però lo uso anche io spessissimo, soprattutto quando metto molti oli. È una figata, è un file in Excel che sta in quel link che vi ho inserito, sia clicca su questo link, cioè ve l'ho messo tutto, quindi basta che cliccate e ve lo potete scaricare sul computer, è stato fatto e donato, quindi proprio da Biolaboratorio Fatti a Mano SNCS, che ringraziamo perché l'hanno reso gratuito e fruibile, quindi loro scrivono proprio che chiunque vuole lo può mettere sul proprio sito, lo può scaricare, lo può utilizzare. Li ringraziamo perché hanno lasciato libero da copyright questo utilissimo strumento. Questo calcolatore automatico permette quindi con un menu a tendina, quindi semplicemente cliccate sulla prima casellina, vi esce il menu, ogni casellina c'è il menu a tendina con tutti i possibili oli immaginabili, ce ne sono 40, 50, quindi c'è tutto. A destra poi mettete il peso, punto, mettete lo sconto della soda in alto, è molto molto facile, addirittura fa il calcolo degli oli essenziali. L'unica cosa è che prende in considerazione il dosaggio del liquido per il metodo a caldo, con metodo che prevede il bagnomaria, eccetera, che non utilizzeremo, noi utilizzeremo quello a freddo perché è più semplice. Per cui il liquido rimanete sempre con quello che vi ho detto, cioè un terzo, se è 1 chilogrammo è 3,30.
30, e è un terzo oppure moltiplicate la grammatura per 0,3, comunque il concetto di un terzo. Quindi questo vi svolta, soprattutto per il sapone shampoo, in cui dovete fare molti calcoli, anche per le profumazioni. Prossima slide. Allora, caratteristiche. Allora, qui possiamo vedere, allora, qui, grazie a, anche qui, vi ho messo un link, c'è cioè una parte resa pubblica di questo libro della Tadiello, che è molto, molto brava, di Garzena e di Tadiello, edito dalla FAG, che ha scritto questo bellissimo libro sul tema del sapone, in cui proprio specifica non solo i SAP, l'indice di saponificazione, ma anche le caratteristiche. Quindi vedete, ricino, saponificazione media, il riso, saponificazione medio-lunga, molle appiccicoso, schiuma leggera, l'oliva, saponificazione da breve a molto lunga, da molle a molto duro, perché il sapone di Marsiglia, il sapone all'olio d'oliva è pazzesco, rimane morbidino e poi a fine essiccatura è durissimo. Vinaccioli, arachidi, cocco, giojoba e così via. Prossima slide. Quindi li trovate, questa è pure una dispensa un po' per approfondire. Prossima slide. Oh, ci siamo, quindi qui la potevate intuire perché l'abbiamo detto prima. Abbiamo detto 600 g di olio d'oliva, 400 g di olio di riso, 330 g di acqua demineralizzata, 124 g di soda caustica. Non c'è lo sconto della soda, c'è lo sconto, scusate, della soda al 6% affinché il sapone sia delicato per tutti i tipi di capelli, è quello che dicevamo. Quindi vediamo velocemente le due ricette, ma poi le riprendiamo dopo. E le altre due ricette successive che vi ho messo, quindi per fare uno shampoo solido, schiumoso e nutriente, sempre con lo sconto della soda al 6%, sempre calcoli precisi, mi raccomando, 700 g di olio di cocco, 700 300 di oliva, 160 di soda caustica, 330 di acqua demineralizzata. In questo caso è il livello B perché l'olio di cocco, allora i primi due ingredienti erano il riso e l'oliva e ve li ho scelti perché sono ingredienti che potete prendere anche agli alimentari. Quindi ha una spesa molto bassa, grandissima reperibilità, probabilmente ce l'avete già in casa, magari in casa avete già l'olio di riso e l'olio d'oliva e quindi vi ho fatto una ricetta in realtà dove reperire gli ingredienti anche nell'alimentare sotto casa. Facilissimo. Il secondo, che però è un po' più adatto ancora di più a un sapone solido perché fa un po' più di schiuma ed è ancora più nutriente, no, scusa Paola, quella dietro sempre, quella col cocco, con l'immagine del cocco, è appunto questa qui, quindi prevede una grande quantità di olio di cocco che effettivamente rende il sapone molto schiumoso, quindi anche per chi... allora, io diciamo uso quello cosmetico, direttamente quello cosmetico senza tipi di profumazioni non alimentari, anche per una questione di costo. Non so se posso dire le marche, io ad esempio, vabbè, tanto le conoscete, ci sono molte case di produzione che lo fanno, ce n'è una molto famosa italiana che la vende in flaconi molto grandi e quindi si può usare direttamente quello cosmetico, quindi anche per non avere problemi usiamo quello cosmetico, per avere anche una spesa più bassa, quello se non sbaglio costa 1 chilo su 14 euro, quindi comunque un ottimo costo. Prossima slide. Togliamo pure il commento, Paola, così si legge bene la slide. Grazie mille. Shampoo solido, nutriente e stimolante della crescita, sempre sconto allo 6%, 6,50 d'olio d'oliva, 200 di olio di ricino, 150 di olio di lino, soda caustica 127, 330 di demineralizzata. Qui abbiamo messo anche l'olio essenziale di rosmarino, 20 grammi di olio essenziale di rosmarino, che è un dosaggio medio-basso, proprio per essere sicuri che sia corretto per tutti. Allora, l'olio d'oliva lo usiamo in questo caso come base. Non mettiamo tantissimo ricino e lino, soprattutto di ricino, perché il ricino risulta un po' appiccicoso. In questo dosaggio è il dosaggio, diciamo, su cui io mi trovo abbastanza bene per rendere uno shampoo stimolante della crescita, proprio perché il ricino è affine alla cheratina dei capelli, quindi tende ad ingrossare i capelli. Quindi è una ricetta, diciamo,
Beh, in qualche modo formulata e adatta per infoltire e rinfoltire i capelli. Qui, secondo me, i maschietti che sono in ascolto potrebbero pensare di farsela direttamente. Il lino è pure ottimo, rende appunto i capelli lucidi, splendenti, eccetera. Prossima slide. Allora, vediamo bene la saponificazione. A breve cominceremo a saponificare, quindi però intanto vediamo un po' la parte su slide perché poi passerò dietro e faremo tutto il processo. Divisa da saponificatore, l'abbiamo detto, mascherina che può essere quella diciamo da sci addirittura o gli occhialetti da piscina, eccoli qua, o ancora meglio quella da ferramenta, quella da lavori. Io ho quella ad esempio, guardate la mia quanto è carina, mi è stata regalata da poco, è proprio carina. Che mi piace tanto questa cosa che mi entusiasmo per delle cose tipo gli occhiali da saponificatrice, proprio tipo, ah, che bello! Va bene. E poi la mascherina, purtroppo quelle ce le abbiamo, come sappiamo già. Guanti, guanti assolutamente fondamentali, potete usare tranquillamente guanti da cucina, va bene quelli. Cioè, l'unica cosa è che tutto questo lo usate solo per la saponificazione, punto. Idem i guanti, non ci dovete lavare i piatti perché rimane probabilmente un po' di residuo di saponificazione. Quando sarà finito il processo di saponificazione, il sapone sarà delicatissimo, ma nella fase iniziale la soda ancora non ha finito di legarsi completamente, per cui è leggermente ancora aggressiva. Per cui tutto ciò che si usa per la saponificazione è per la saponificazione, punto. Non possiamo usarla per altre cose. Prossima slide. Allora, materiali necessari. Qui vi ho scritto bene, anche quelli da evitare. Due barattoli di vetro grandi, contenitore di recupero per pesare la soda caustica. Io spesso uso dei contenitori di recupero col tappo, perché così se la peso un po' prima, come ho fatto questa sera, col tappo mi rimane chiusa. E uso ad esempio dei barattolini di una cera vegetale che mi era servito per una crema. Frullatore ad immersione, termometro da cucina, bilancia elettronica, bilancia elettronica. Ci serve il pesaggio perfetto. Mestolo di plastica o di legno, meglio però questo, o anche bambù, pentola, contenitori per la stagionatura, che poi vi spiegherò, una coperta o un canovaccio o un asciugamano abbastanza pesanti, scatola di cartone per la stagionatura o comunque quello che vedremo dopo per gli stampi. No ferro, alluminio, rame, antiaderenti, per una questione di appunto di trasmissibilità di queste sostanze a contatto con la saponificazione. Quindi no, soprattutto a pentole e materiali in alluminio. Prossima slide. Questo ogni tanto ve la mettiamo, questa avvertenza, questa avvertenza. No, assolutamente a mischiare appunto gli utensili per varie preparazioni. Quindi quello che va nella saponificazione va in una scatolina che si chiamerà il buon saponificatore. Prossima, con un po' di tipo, no, non aprire. Precisione, vabbè, scusate, adesso la smetto di fare l'avvertenza. Andiamo, mi raccomando, abbiamo detto l'aceto, l'ho scritto varie volte, così non ve la perdete. Prossima slide, allora, come si fa davvero il sapone? La prima cosa, allora, qui ricordate il metodo del cappello, io così un po' me le ricordo, cioè sempre sopra deve stare la soda caustica, l'acqua. È il secondo livello, quindi il viso, l'olio è il collo, quindi soda, acqua, olio. Questo perché? Per far capire che la soda va nell'acqua, l'acqua e la soda vanno nell'olio. Ok? Questa è una piccolissima regola, però io ogni volta me la dimenticavo. Poi con questa immagine della soda e il cappellino, quindi va sopra, l'acqua va sotto. E l'acqua e la soda poi entrano nell'olio, quindi sotto non mi sbaglio più, quindi non devo ogni volta andare a rileggervi. Ricordatevi che tutto ciò che è la soda o il liquido in cui è sciolta deve essere sopra, questo perché per evitare schizzi. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pesare la soda all'interno di un barattolino, abbiamo detto con il tappo oppure senza tappo, proprio nell'immagine vi ho messo un barattolino di recupero, diciamo la soda non deve sbuffare così fuori, quella è più una questione estetica, perché sembrava più carina la scatolina evidentemente, e deve essere all'interno bene e deve appunto essere un contenitore di recupero che verrà o gettato via o sempre usato per la saponificazione. Ci mettiamo il nostro conteggio
che abbiamo fatto da appunto l'indice di saponificazione e la dobbiamo sciogliere in un liquido. Possiamo scegliere vari tipi di liquido, il più semplice è l'acqua demineralizzata, che è quella del ferro da siero. Sempre la soda nell'acqua, mai il contrario. Si usano i guanti e bisogna sempre tenere aperte le finestre in questa fase, ma più o meno quando si fa il sapone, va bene farlo anche in casa, l'importante è stare vicino a una finestra e tenere lontano animali domestici e bambini e anche persone che arrivano, toccano, fanno, cioè è privata la saponificazione, o si fa in gruppo, in amicizia, ma tutte persone che la fanno, oppure si fa come un momento per sé, perché in realtà è bellissima. Allora, cosa succede? Perché io appena metto la soda nell'acqua, quella, l'acqua arriva in pochi secondi, è pazzesco, cioè tocchiamo proprio il contenitore ed è caldo, fino a 80 gradi. Ovviamente non vanno inalati i vapori, quindi attenzione a mettere la faccia sopra. Avremo la mascherina, avremo gli occhialetti, avremo i guanti, però è la finestra aperta. Quindi siamo proprio in eccesso di attenzioni, ma è molto meglio quello perché qualsiasi cosa noi siamo tranquilli. Quindi, ve l'ho detto prima, mi raccomando, se facciamo il contrario, per cui ci schizza la soda, eccetera, quindi non rispettiamo questa regola del cappello sopra la soda nell'acqua, potrebbe arrivare qualche schizzo, ma comunque è raro, sempre l'aceto vicino, quella è la cosa fondamentale, aceto vicino. Ok, quindi prima fase è questa, fase 1, vediamoci le fasi principali, poi dopo per le varianti, dopo aver fatto la saponificazione dal vivo, le vediamo. Prossima slide. Così avete prima l'immagine in ordine. La seconda, mentre la soda nell'acqua in genere in 25-30 minuti si raffredda, io la metterò fuori dalla finestra, quindi è un po' più veloce, e noi pesiamo il mix di oli scelti o un solo olio e cerchiamo di portarli più o meno a 45 gradi. Questo perché la soda arriverà a circa 45 gradi del mersapone, che è la temperatura perfetta per velocizzare il processo di nastro, quello in cui frulliamo andiamo a frullare la soluzione con acqua e soda caustica e il sapone. E è molto importante questa temperatura anche per evitare schizzi, ma soprattutto per non stare un sacco di tempo con il frullatore in mano. E questo, io ho cercato di farmi un conteggio di questa sera per far scendere l'olio esattamente, adesso vedremo se quadra tutto. Prossima, comunque ho fatto anche tutte le fasi, già nel dubbio. Prossima slide. E quindi abbiamo detto a quel punto, se misurando con il termometro da cucina, che ripeto sempre solo per la saponificazione, non per cucinare, che costa più o meno una decina di euro, quindi si trova in tutti i casalinghi, anche fatevelo regalare per Natale se non ce l'avete, e frulliamo un po' come si vede nell'immagine, frulliamo all'interno di un grande contenitore. Io in realtà uso il vetro, mi piace sempre, oppure abbiamo detto non l'alluminio, va bene l'acciaio. Frulliamo, quindi mettiamo la soda va nell'acqua, il liquido con la soda, che quindi è una soluzione a quel punto che è molto calda, quando si raffredda a circa 45 gradi e la sentiamo anche il barattolo che non è molto caldo, lo versiamo nel barattolo o nella pentola con l'olio. Quindi sempre sopra la soda, il cappellino, sempre sopra, anche perché qual è la ratio? Lo dosiamo meglio. Se io metto la soda dall'alto, la metto piano piano, se faccio il contrario è più difficile, no? In qualche modo. A quel punto giro un pochino con un cucchiaio che deve essere, abbiamo detto, di legno, di plastico, di bambù, e dopodiché passo a frullare. L'ideale è un frullatore che non crea troppo calore. Ad esempio il mio, io ho un frullatore da sapone che non è che sia di grande costo, pagato credo 9-10 euro, e se lo uso per tantissimo tempo dopo un po' crea calore e quindi ci mette tanto poi a saponificare. Oppure se la casa è molto calda potrebbe essere il caso. Comunque in generale si crea questo famoso nastro, cioè magia, un liquido giallino frullando diventa una maionese praticamente. Regola della maionese, a filo, mettiamo il liquido nell'olio, poi frulliamo con il frullatore, man mano che frulliamo, dopo un po' di minuti potrebbero volerci, dipende un pochino anche da come reagiscono gli oli, potrebbero volerci 3 minuti come 10, come 20, a volte a me è capitato 20 perché ero in una situazione molto calda, quindi in qualche modo non si raffreddavano bene.
E comunque l'importante è che poi lo vedremo, toglieremo, passeremo negli stampi quando si crea la fase appunto a nastro, che vuol dire che una sorta di crema pasticcera, di maionese, di crema viso, più o meno quella consistenza, che non cade il liquido, diciamo, dal frullatore. Prossima slide, e poi andiamo a fare tutto quanto, le varie fasi facoltative, queste ce le vediamo dopo. Allora, io mi metto la mia divisa da saponificatore. E andiamo e vado appunto a creare il sapone, sperando che vada tutto bene, dato che devo parlare, controllare i tempi, vedere, guardare i commenti, ma ce la faremo. Allora, gli Lucia, occhiali. Eccola. sono riapparsa. Allora, ci sono tantissime domande, anche con risposte abbastanza brevi. Vuoi farle adesso, qualcheduna, No, ce le oppure vediamo tutte alla dopo. fine? Ok, Ce le vediamo perfetto. dopo quando aspetto per che Sì, scenda. nell'attesa, Sì, certo. avevo pensato di fare questo blocco. Poi Ok. ricordiamoci che sul tema della saponificazione c'è un mondo. Alla fine del Esatto. tutto, con Paola vi consigliamo anche dei libri, perché peraltro pure Paola è una grandissima saponificatrice, i siti per approfondire il tutto. C'è veramente un mondo. Io, ad esempio, quello che cerco di fare è, in qualche modo, ho studiato molto, ma soprattutto per semplificare le ricette, per poter dare anche un senso, in qualche modo anche per le attenzioni e creare dei gesti. Sicuramente c'è tantissimo da approfondire, ma poi ci vediamo bene il tutto. Ok, Allora, io mi perfetto. preparo. Ti metto in Ok. Scarmentero. Perfetto. Allora. Sposto anche il PC, ormai non mi serve più, anzi lo tolgo proprio così che mi chiamo. Tolgo il PC che mi serviva per vedere che tutto fosse a posto e direi che possiamo iniziare il tutto. Allora, prima di mettere la mascherina, ma intanto ho già messo i guanti e tutto quanto, vi faccio vedere le cose che avevo preparato. Vabbè, questi sono i saponi pronti e ci ricordiamo dopo. Avevo preparato vari tipi di olio, ma anche questo ce lo vediamo dopo. Ho pesato già tutto con una bilancia elettronica. Ne serve una semplice, classica. Questo è un modello che tirano tante persone, da circa 10-15 euro, e ho fatto già tutti i pesi di precisione. Quindi ho pesato, come vi dicevo, la soda caustica e l'ho messa dentro questo barattolo con tappo, così sto più tranquilla. Poi ho pesato l'acqua demineralizzata, eccola qui, e qui dietro, come potete vedere, a bagno Maria, ho già riscaldato prima il mio olio, eccolo qua, per fare in modo che più o meno a quest'ora fosse pronto, in qualche modo, la saponificazione con la giusta temperatura, considerato il tempo di raffreddamento. Però poi ce lo controlliamo con il nostro termometro da cucina, eccolo qua, questo è un classico, pure questo ce l'hanno molte persone, ha lo schermo digitale ed è molto comodo. Quindi la bilancia non mi serve più perché ho già fatto tutto, devo semplicemente adesso come prima cosa miscelare la soda dentro l'acqua, quindi la soda, il cappello, l'acqua sta sotto, quello che noi creeremo in questa soluzione andrà nell'olio, quindi ricordiamoci, così non ci sbagliamo. Apro la finestra. Mi metto vicino il mio aceto, quindi ho postazione sempre pulita, importantissima, c'è cioè freddissimo, però lo tengo così. Metto la mascherina, ok, e riesco pure a tenere gli auricolari, ok, ce la possiamo fare. Preparo il mio barattolo, levo il tappo, io peraltro il barattolo con l'acqua. Lo copro, soprattutto se preparo tutto prima, così non evapora l'acqua, così il calcolo è perfetto. Levo il tappo, qui mi sentirete meno bene, mentre farò questo processo non parlerò, quindi niente, sarà un po' più silenzioso il tutto, però almeno vi faccio bene tutti i passaggi e vi tengo la mascherina. Ok, allora, pronti per partire? Ecco la soda. E la vado a mettere. Piano piano. Non lascio nulla, devi scopare il barattolino, se no poi il conteggio non mi corrisponde.
il barattolino, così non mi sbaglio, e giro. Il barattolo si sta già riscaldando. È pazzesca questa cosa, come si scalda immediatamente. Questo, oh, ecco, l'auricolare che vola, questo cucchiaio me lo tolgo subito, cioè non lo poggio a caso vicino perché avrà la soluzione di soda caustica. Lo sposto e lo metto via. Adesso il mio barattolo è bollente, quindi lo sposto immediatamente fuori, così sarà più veloce il passaggio da 80 gradi a circa 45 gradi. Ok, adesso abbiamo fatto questa parte fondamentale che appunto era la soluzione di acqua e soda caustica. Io ho il mio olio qui, che tra poco riscalderemo di nuovo e controllo la temperatura, però già un po' mi posso rilassare, quindi gli occhiali li posso togliere in questo momento perché dovremo aspettare leggermente, i guanti per comodità me li tengo e tolgo la mascherina. Scusate se mi tocco gli auricolari, ma con la mascherina non è facilissimo. Ok. Perfetto. Adesso ritorniamo un attimo nelle slide, mentre aspettiamo, quindi ci siamo un po' organizzate. A questo punto, allora, slide precedente, scusami Paola. Quindi quando si formerà la fase del nastro, ve la faccio già vedere perché mi ero già preparata, ovviamente un po' tutto. Vedete, questo è uno degli stampi. Aspetta, devo capire come muovermi. Eccolo qua. Vedete quando c'è un effetto crema pasticcera. Eccolo qua. Così già lo potete vedere. Ve lo faccio vedere anche in un piccolo stampino che si vede ancora meglio. Questo vedete che è ancora morbido, vedete quanto è morbido? Perché l'ho fatto oggi pomeriggio volutamente, così potete vedere già la consistenza. È quella della crema pasticcera o di un pasticcino. Negli stampi poi vedremo, dovrà rimanere 1 o 2 giorni perché diventerà duro. E poi faremo tutto un processo che vi dirò tra poco. Ok. Quindi, quando diventa l'effetto nastro, come un po' in questa immagine, a questo punto possiamo fare le famose varianti. Quindi vediamoci le varianti nel frattempo mentre scende la temperatura. Fase facoltativa, quindi possiamo mettere dei coloranti naturali come la spirulina, la curcuma, il cacao, il caffè, la barbabietola, tutto in polvere, oppure in genere sono circa 20 gocce di olio essenziale per profumare su quel dosaggio più o meno di 1 chilo, un po' meno di 1 chilo. E se fate con il calcolatore automatico vi farà il peso in grammatura. E gli oli essenziali. No, è una cosa importante, ad esempio pure Paola me la dice sempre, è sempre importante miscelare prima l'olio essenziale in amido di mais, in modo tale che sia più facile da amalgamare alla fase appunto nastro del sapone, quando è una sorta di crema pasticcera. E tra gli oli essenziali per i capelli, dato che stiamo parlando di capelli, abbiamo il rosmarino, stimolante della crescita, il limone, a parte il buon profumo, dona buon umore, capelli grassi, preferisco questo che altri tipo il tea tree oil, e lavanda invece che è normalizzante. Quindi dobbiamo semplicemente miscelare in un cucchiaio di amido di mais le goccine, poi aggiungerle nella fase appunto che poi vedremo insieme in cui faccio con il frullatore. Prossima slide. Allora, possiamo, qui non so, qui guarda, ero talmente tipo, Paola lo sa, almeno un errore a dispensa lo devo fare perché non potete capire quanto ci sto su quelle dispense per ragionare come rendere facile. Quindi qui lo trovate scritto per 2 volte, come dire, ricordiamocelo bene, ma non era voluto. Comunque erbe, spezie e fiori essiccati come lavanda o la calendula vanno meglio sui saponi per le mani o per il corpo. Perché? Perché ovviamente se ci laviamo i capelli poi ci rimangono impregnati. Vi faccio l'esempio, questo è un piccolo sapone.
vedete che ha dei fiori di lavanda e di calendula dentro, e lo uso per le mani, perché se lo dovessi usare per i capelli, poi qui addirittura hanno messo tantissimo di calendula e lavanda, proprio tipo esageriamo, però è molto carino, cioè comunque rende bene. Ok, slide, prossima slide. Vabbè, ribadito due volte, questo per due volte ce lo ricordiamo, penso è una delle informazioni meno fondamentali. Allora, si può fare anche il marmorizzato miscelando non perfettamente, quindi all'interno nel momento della fase in cui frullo una parte di colorante. Quello, ad esempio, è stato fatto con una parte di barbabietola, di polvere di barbabietola. Prossima slide. Barbabietola essiccata, ovviamente. Oppure si può fare che cosa? Negli stampi, che adesso vedremo quali si utilizzano, possiamo mettere prima uno strato, magari giallino, e poi sopra un altro strato di sapone che, come vede, leggermente si miscela di un colore diverso. Quello, ad esempio, ha un altro strato che è stato fatto con il cacao aggiunto. Si può fare anche con il caffè. Prossima slide. Quali stampi usare? Allora, quello a sinistra, vedete, è quel classico stampo da sapone lungo. Si può usare anche il cartone del latte, come vi ho fatto vedere, il classico Tetra Pak, che è perfetto. Anzi, ve lo faccio proprio vedere. Si taglia la parte superiore, quindi lo si lava perfettamente, lo si fa asciugare ed è un perfetto contenitore per il sapone. Si può usare sia a lunghezza che in questo modo. A me è più comodo questo perché lo verso dall'alto, però va bene anche nell'altro senso. Prossima slide. Oppure potete usare i classici stampini o per sapone oppure in silicone. Io non faccio molti dolci, quindi uso direttamente gli stampi, come vedete, la farfallina ovviamente l'ho fatta, e peraltro quando faccio il sapone tutti vogliono la coccinella. Dove è andata? Eccola, la coccinella è quella che vogliono tutti quando li faccio, anche il fiore. La farfalla non la vuole mai nessuno, non so perché, però la coccinella è quella che piace di più. Comunque, un bello stampo in silicone è perfetto, riutilizzabile, se no anche cartone del latte senza nessun tipo di. O piccoli stampini, potete comprare anche questi, sono pure più economici, quelli più piccolini per fare dei saponi un po' più piccoli. Sempre gli stampini in silicone solo per la saponificazione, ripeto sempre. Prossima slide. Affettare il sapone. Allora, no, scusami, quella precedente, vabbè, uguale, tanto lo dico a voce, no, lascia pure questa, Paola, questa dell'affettare. Quindi dobbiamo tenere negli stampi più o meno 24-48 ore. Perché dico 24-48? Perché a volte 24 ore non bastano, soprattutto se il sapone è stato frullato poco, un pochino morbido, se la casa non tiene bene la temperatura, eccetera. Quindi sempre meglio comunque se riusciamo a togliere dopo 48 ore. Tolto dagli stampi, dobbiamo affettarlo e adagiarle. In genere devono areare queste fettine. Io le metto ad esempio su delle grigliette, ma va bene anche una cassetta tipo della frutta, di legno o di plastica, oppure un cartone forato, quello che trovate, qualche materiale di recupero. Lì dovranno stagionare dalle 4 alle 8 settimane. Io nel dubbio faccio stagionare 8 settimane, così sono proprio certa al 1000% per mille che il processo di saponificazione è completamente esaurito e come si dice, la soda caustica non ha più problemi ed è trasformata completamente in sapone. Prossima slide. La stagionatura, eccola qua, da 4, ricordiamoci, ecco, questo me l'ho segnato in neretto, areggiato e lontano da luce diretta. Luce diretta intendo quella del sole. Soprattutto, o comunque luce anche sempre un po' oscurata, magari possiamo mettere un telo sopra. Ho visto che viene meglio il sapone. Vedete, lì vi ho messo proprio l'immagine con un canovaccio, quindi potete anche mettere sotto il sapone nella cassetta e poi coprire con un canovaccio che arieggia bene. Prossima. Come si usa lo shampoo solido? Vabbè, questo poi ce lo vedremo alla fine. Anzi, no, vediamolo subito. Tendenzialmente mi metti avviso qui in schermo, Paola, per favore. Come si usa lo shampoo solido? Allora, innanzitutto possiamo fare una foratura
all'interno del nostro shampoo solido per poterlo appendere in bagno. Questo è utile perché si secca più facilmente dopo esserci lavati, quindi si spreca meno prodotto piuttosto che tenerlo in una ciotolina, quindi appeso, un po' come sono anche quelli venduti, diciamo. Come si usa il sapone shampoo? Questo è fondamentale, dobbiamo passarlo. Allora, lo shampoo commerciale è pieno di tanti attivi e fa un casino di schiuma. Ne metto una goccia, vum, c'ho schiuma ovunque. Qui non è lo stesso caso, quindi devo passarlo in tutti i punti. Qui, 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 sotto, laterale, sposto i capelli, lo passo qua sotto, sposto i capelli, lo passo qua. Devo fare un ottimo passaggio su ogni parte dei capelli. Questo è fondamentale perché poi, se no, ad esempio, pure oggi mi ha scritto una ragazza e mi ha detto: "Ah, ma a me sono rimasti un po' pesanti", ma l'hai passato in tutti i punti dei capelli? Perché se lavi solo bene la parte superiore, in genere questa parte qui rimane pesante perché non è stata lavata bene, e quindi è quello il problema, perché si è proprio depositato lo sporco lì. Lavare bene ogni zona dei capelli rende tutto molto più semplice. Se sentiamo che i capelli non sono morbidi e puliti, facciamo una seconda passata perché può servire, soprattutto perché stiamo facendo comunque dei saponi delicati, che inquinano poco, molto ricchi, molto nutrienti, che spesso non determinano neanche l'utilizzo del balsamo, proprio perché sono nutrienti loro stessi. Poi vi do, per i capelli ricci e spessi, vi do una variante di impacco pre-shampoo, ma questo sarà uno degli argomenti che faremo probabilmente, ne parleremo con Paola nel terzo appuntamento di saponificazione. Allora, io vado a controllare qual è la temperatura. Tanto qui mi riaccendo un secondo. Controllo, ecco il mio termometro. Adesso mi prenderò a freddo, io mi ammalo qua come niente, non so voi. Andiamo qua, benissimo. Ah, mi sembra buono. Ok, questo è il momento più delicato che non mi deve cadere, soprattutto. Ok, quindi rilascio qui aperto, recupero tutte le mie cosine, ok, quindi mi preparo di nuovo con la divisa del saponificatore, preparo il mio frullatore, preparo l'aceto, sempre pronto, anzi, ancora meglio, stappato, non ci sono rischi, abbiamo detto se teniamo le precauzioni, però non si sa mai. Io quando sono in diretta ovviamente sono un po' agitata perché ho sempre un po' di ansia alla prestazione, poi oggi siete tantissimi. Quindi ok, e metto la mascherina, mi preparo, controllo anche il sapone, che la temperatura sia corretta. Ok, perfetto, il conteggio è avvenuto, rimetto la mascherina. Non faccio cadere gli auricolari se ci riesco, però non sono riuscita a mettere la mascherina. Ecco, ok, ci sono. Mi preparo con il mio cucchiaio un po' più lungo per questa fase e abbiamo detto mettiamo la soluzione nell'olio, non il contrario. Quindi, preparo pure il frullatore, già pronto. Controllo che sia acceso. E vado sulle maniche. Guardate come già cambia il colore, pazzesco. Già sta venendo il processo di saponificazione, Lo verso piano, verso fretta. Non proprio con una maionese, ma neanche troppo velocemente. Già sta venendo il processo, vedi che le temperature sono giuste, viene tutto facilmente. Giro, mi tengo questo barattolo, lo allontano immediatamente, anzi, perché è quello che abbiamo già con la soda. Ok, rimetto questo e lo allontano, così lavoro più facilmente. E comincio a frullare. Metto prima il frullatore dentro, così non schizza, e poi accendo. Piano piano si schiarirà il colore, guardate, già sta venendo la cosa nastra.
dovrò frullare per un po' di tempo. Aspettiamo un pochino, tanto vi ho fatto già vedere la fase, ci siamo comunque portati avanti. Vedete come il colore si sta schiarendo? All'inizio era giallo, poi era diventato un po' canarino, adesso sta tendendo già al color crema, ma è ancora tendente al giallo. Ovviamente abbiamo fatto un olio d'oliva e olio di riso, quindi è un po' più chiaro questa con il martello già nella fase iniziale. Controlliamo. Allora, un trucchetto per anche in qualche modo avere una buona miscelazione è quello di non usare quello più forte, di pulsante del frullatore, ma quello inferiore, proprio per non creare calore. E ricordiamoci, quando sarà finita questa fase, in cui si avrà la consistenza che vi ho fatto vedere bene prima, di questa, come potete vedere, che non colla, quindi è una crema pasticcera morbida, e la possiamo vedere qui perché questo l'ho fatto poche ore fa. Vedete come è un po' più chiara, morbida, perché ancora non tiene la forma, ma non cade comunque. Qui ci vorranno un po' di minuti, ovviamente. Ok, quando ci sarà la fase del nastro, come vi dicevo, possiamo mettere gli oli essenziali miscelati all'interno di un cucchiaio di amido di mais, proprio perché grazie al frullatore si scioglieranno meglio. Vabbè. In questa fase, comunque, sempre gli occhiali per evitare schizzi e possibilmente anche la mascherina, sempre la finestra aperta. Proviamo un altro minutino e poi trasfiliamo nei contenitori. Ah, Paola, se vuoi ci possiamo vedere intanto delle domande. Se magari rientri anche tu, tanto io devo solo collare, così me le puoi leggere, io non vedo da qui, ma tanto me le puoi leggere. O puoi anche contribuire tu, per quello Certo. che sei preparata. Allora, aspetta che le vado un po' a recuperare perché incominciano a essere così. Ma immagino perché il tema è gigantesco. Esatto. Allora, Donatella dice, l'olio di oliva, si parla sempre di olio Evo, lo metterò Sì, anche guarda, nelle slide, sempre Evo. Ok, questo è fermato, ok, arriva. Ecco, Alessandra ci chiede, che cos'è la potassa caustica? la stessa cosa, è l'altro nome della soda caustica, idrossido, c'ha vari nomi, però tendenzialmente viene venduta con il nome soda caustica. Ve l'ho messo in un'altra Ok. slide, nella slide quella dell'indice di saponificazione ho messo tutti i nomi della soda caustica. Allora, tantissime domande sono dove si reperiscono i materiali. Allora, la soda caustica, ferramenta. Giusto, Lucia? Soda caustica, dove si reperiscono i materiali? Allora, soda caustica, ferramenta, composto. Adesso c'è il rumore del microfono.
Sì, no, infatti adesso andrei, facciamo un'altra domanda e poi trasferisco, che qua è quasi pronto. Perfetto, sto già Perfetto. aprendo l'altro. Sì. Ok, quindi i materiali dove si reperiscono? Allora, la soda caustica, ferramenta, io la prendo da ferramenta normalmente, Sì, poi. veramente. Gli oli essenziali invece in erboristeria, gli oli, abbiamo detto, quelli della prima ricetta, è olio di riso e olio d'oliva, si prendono in, come si dice, si prendono in, all'alimentari oppure gli altri, sempre in erboristeria o nei negozi dello sposo addirittura. Esatto. L'olio di cocco è anche facile trovarlo in profumeria. Ah, questo era l'olio di cocco per farvi vedere che ha un indice di saponificazione molto particolare, perché nella sua forma solida, a parte che l'estate è molto duro, sembra burro. Invece, vedete anche tipo il jojoba, pure che ha un indice di saponificazione particolare, perché in realtà una cera ha un altro indice, diverso. Si Allora, parla. l'olio di cocco non è quello ad uso alimentare. È quello Cosmetico. cosmetico, esatto. E Ok. poi anche tutte le eventuali i coloranti naturali, anche quelli si possono trovare in erboristeria Brava. o online nei vari portali. Non so se possiamo fare pubblicità, Sì, si però trovano insomma. facilmente. O comunque la spirulina si trova facilmente, Sì. l'erba di grano che è verde si trova facilmente, il cacao, il cioccolato, il caffè, queste cose si trovano. Guarda, io intanto sto facendo quel manuale, senza il rumore del Sì, vecchio metodo, perché in realtà si fa pure proprio questa del sapore. E vabbè, poi c'è ascolta. una domanda tecnica, è se si può usare l'acido citrico per la preparazione dello shampoo. Guarda, un'altra, sì, si può usare, però è uno degli argomenti che affronteremo nel terzo. È un po' complicato adesso Perfetto. perché anche l'utilizzo del sale, per una serie di, per una migliore stagionatura, eccetera, anche l'utilizzo dell'alcol, ci sono tantissime varianti, però queste le faremo nel terzo appuntamento. Che faremo Perfetto. quando? Perché a gennaio abbiamo È il detto che 26, faremo il 26 di gennaio, che è ancora le... tutto Ah, da. gennaio, quindi con la fermentazione al sapore, dobbiamo Ah no, decidere. è vero, no, no, Prima è fermentazione marzo. dei liquori grassi, quindi già andiamo al prossimo argomento. Fermentazione a gennaio e marzo il 17, se non sbaglio, Ok. se vogliamo una data precisa, ma tanto l'evento non è ancora pronto per l'iscrizione, però. Sì, il 17 di marzo. Poi, Ok. invece, per il problema del pH, perché potrebbe danneggiare i capelli, perché il No, pH. assolutamente no, motivo per cui facciamo lo sconto massimo di soda possibile per avere un sapone shampoo. Per averlo duro abbastanza per poter essere un sapone shampoo, ma è estremamente delicato, perché la delicatezza sono gli ingredienti, anche la quantità di soda caustica, ovviamente. Allora, c'è Giulia che magari chiede, ma quando misceliamo gli oli, quale coefficiente usiamo? Quello dell'olio, di maggior quantità? No, ogni olio c'è il suo coefficiente. Sì. E nella dispensa troverete, oltre le tabelle, c'è anche il calcolatore che vi può aiutare per ogni tipo di olio e grammatura ad avere il coefficiente giusto. Facciamo altre due o tre domande e poi metto gli Ok, istanti. allora molti chiedono la qualità dell'olio Evo, cioè chiaramente più la qualità, se la Allora, qualità, ecco, se si può usare quello da mangiare. Sì, quello assolutamente da mangiare, peraltro, allora potete usare anche quello classico del supermercato, però c'è da dire che quegli oli non sono sicuramente ricchi come quelli biologici, quindi comunque anche per una questione di essere sicuri che sia veramente un olio d'oliva e non sia mischiato con salsa, per cui poi potrebbero cambiare anche dei valori di saponificazione, vi consiglio comunque un buon olio di partenza. Perché effettivamente tanto con un chilo di sapone fate veramente 20 saponette, con un chilo di olio fate una ventina di saponette, quindi comunque è un costo che rientra e vi fa risparmiare tantissimo. Quindi a quel punto io punterei a un buon sapone, fatto con un olio di oliva degno, extra, extra spremuto a freddo, ovviamente extra vergine.
Stessa cosa per gli altri ingredienti, l'olio di riso io comunque lo prendo biologico. Sì, Certo, ma anche ora. perché stiamo autoproducendo e per avere un prodotto migliore, diciamo, in termini nutritivi, è meglio usare un prodotto buono. Poi se invece magari per il sapone da bucato o per altre cose, si può usare altri prodotti. Poi vabbè, ci sono tante domande molto tecniche e semplicemente anche con l'utilizzo di altri tipi di metodi che non fanno parte diciamo, della serata, insomma, direi che Sì, quello era sui un po' metodi a condiviso. freddo, esatto, sulle Sì, saponificazioni a pensavo freddo. nel prossimo incontro, per cui era un po' complicato adesso spiegare il metodo del Esatto. bagno, dell'ora aggiuntiva, cioè tutta quella parte lì ce la vediamo nel terzo appuntamento che faremo a marzo. Quindi intanto direi che l'idea era quella di dare delle ricette fruibili su livelli in qualche modo di preparazione e di reperibilità degli ingredienti, quindi partendo dalla prima, ingredienti alimentari, la seconda, un ingrediente invece erboristico, un alimentare, la terza sono invece più ingredienti erboristici per un sapone che prevede più calcoli. Però vi ricordo che tutti i calcoli che potete fare con il calcolatore automatico. Poi vi dirò pure, trasferisco adesso perché qua ci siamo sulla fase nastro, trasferisco nei contenitori, poi con Paola vediamo le ultime slide, i libri consigliati e i siti di approfondimento. Quindi poi Perfetto. ovviamente c'è un mondo sulla saponificazione. Mi serve solo fare gli ultimi 20 secondi per miscelare bene, perché adesso lo stavo facendo a mano un po' più lentamente, e per cui per 20 secondi forse si sentirà il rumore del frullatore, ma poi insomma ritorno subito. Quindi non so se invece la voce si sente, se vuoi lo possiamo cantare nel frattempo. Quindi per 20 secondi frullo un attimo. E beh, questa è la produzione in diretta. Poi arriva, c'è il nastro. Aspetta che ti metto a schermo intero perché è bellissimo vedere il nastro. Allora, a questo punto ci aggiungiamo, così vediamo proprio come si fa, anche gli oli essenziali. Quindi io volevo aggiungere proprio quello di lavanda. Quindi mi prendo un bicchiere, eccolo qui, metto il mio amido di Mais dentro un bicchiere con un cucchiaio, quindi un cucchiaio, sempre lo utilizzo a questo punto anche per gli oli essenziali. Sempre meglio utilizzare materiali naturali, 20 gocce. Che buon profumo già! Meraviglia! Ok, miscelo bene all'interno del mio bicchiere, dopodiché me lo aggiungo, ok? E do un'ultima frullatina. Peraltro rende il sapone pure leggermente opacizzante, soprattutto se ne facciamo uno per il viso. Allora, chiudo il mio barattolino, ma al solito mi le... Allora, un'altra cosa importante quando si fa il sapone è sempre levare le cose attorno. Dobbiamo essere liberi di lavorare perfettamente. Quindi do un'ultima frullatina per miscelare bene. Trasferisco nei miei contenitori, quindi in questo caso per velocità e facilità mi prendo il mio contenitore di Tetra Pak, che abbiamo detto può essere anche aperto su questo lato, così, oppure mi preparo pure qualche stampino. Ah, un'altra cosa che potete usare come stampini è il contenitore tipo dello yogurt, proprio perché sono carini ed è veramente un peccato buttarli via. Ok, eccoli qua. Quelli abbiamo detto per fare dolcetti, o io sto facendo anche dei saponi shampoo che sono a cono. Quindi ho utilizzato quei contenitori in bambù che ho recuperato da un evento, eccoli qui. Poi ovviamente dovranno rimanere dritti e
ma è molto carino perché verrà fuori un sapone shampoo conico ed è molto carino come regalo, soprattutto se vogliamo fare dei kit con proprietà diverse. Allora, me lo trasferisco. Lo vedete che se tiro su che sale? Ah, una cosa che vi voglio far vedere è un possibile errore, cioè quando negli stampi non viene fatto bene il processo di saponificazione. Eccolo qua, questo è un errore. Per cui una parte, lo faccio vedere bene, poi trasferisco tutto. Una parte, come potete vedere, questa del sotto, una parte biancastra, una parte gialla. Questo non è un buon sapone. Può capitare che c'è qualche errore di stagionatura. Questo, ad esempio, è quello che feci in Fattoria dell'Autosufficienza a settembre. Lo facemmo all'aperto, viene spostato tante volte, cambi di temperatura per 48 ore, insomma, ne ha avute di tante. Ed effettivamente si vede che non è un granché. Motivo per cui io non lo utilizzo. Per il corpo e per i capelli, ma lo utilizzo come sapone per le mani. È un po' bruttino, ma chi se ne frega, come si dice. Questo per dire che non vi preoccupate se fate degli errori. Ok, trasferiamo. Allora, qui vi rimetto un po' tutto, no? Perché possono arrivare schizzi. Levo bene il mio. Mi preparo sempre accanto un posto dove poterlo poggiare. Ok, meglio sempre metterlo invece giù più che su perché se no mi cade, mi è caduto tante volte. E me lo trasferisco. Perché usare sempre guanti e mascherina? Perché in questa fase potremmo schizzarci. Quindi me lo preparo e lo vado a trasferire. Ok, bello. Eccolo qui. Allora, ve lo faccio vedere, ed è più o meno, anzi, più facilità, è esattamente, ecco, prendo un cucchiaio, è una consistenza veramente bellissima, morbidosa, però questo non lo posso adesso muovere perché deve rimanere stabile e vi faccio vedere quello che avevo fatto poche ore fa. Allora, come potete vedere, deve rimanere immobile, soprattutto nella prima ora, quindi questo non lo posso più muovere, ma vi faccio vedere, come vi dicevo, questa consistenza. Vedete com'è morbidoso e comunque cade poco. Questa è la consistenza giusta, anche il colore, perché il colore, più le ore passano, più si schiarisce. Ok, adesso posso chiudere il mio aceto e possiamo rientrare. Mi posso arrivare tutto questo baradan e possiamo vederci le ultime slide. Ah, mi chiudo pure la finestra, ma no? Perché io mi raffreddo con niente. Peraltro, neanche me l'ero accorta, ho lasciato la mia padella con le verdurine, vabbè, quella è la mia cena successiva. Eccola Allora, qua. prima Facciamo di gli fare ultimi le 10 minuti. slide, ti devo far Sì? vedere questo messaggio da Benny. Oh! Buonasera a tutti, un super saluto alla nostra vista dell'ambiente e transizione ecologica. Vabbè, Nico, grazie, peraltro mi condivide sempre tutto, anzi grazie a tutte le persone che stanno condividendo o lo faranno dopo, vedendo dopo questo video, quindi veramente grazie di cuore. Grazie Benny, mi sembra troppo. Questa l'abbiamo già vista. Allora, saponetta all'olio d'oliva, qui semplicemente vi ho messo la ricetta, quindi abbiamo detto l'olio d'oliva, ricordandoci sempre che per olio d'oliva intendiamo sempre possibilmente extravergine d'oliva, olio evo e biologico. Acqua demineralizzata e abbiamo messo un dosaggio di 127 grammi di soda caustica, proprio perché ha lo sconto, per essere molto delicate sia per corpo che per mani che per bambini. Prossima slide. E per il bucato di Marsiglia abbiamo detto che non serve fare lo sconto della soda caustica e vi ricordo che potete trovare il video della passata lezione che abbiamo fatto sul sapone all'olio d'oliva e quello di Marsiglia e con olio esausto, sempre mettendo queste parole con Family Academy, si trova tutto e Lucia può farlo. Prossima slide. Eccola qui, questa è la ricetta, come vedete la soda è di più, è 135 perché non c'è lo sconto della soda, sempre 3,30 e 1 kg d'olio d'oliva. Prossima, quello è il colore, viene quel colore un po'.
Allora, questo invece ve lo volevo dire perché abbiamo scelto questo periodo proprio perché ci siamo fatti un po' i conteggi anche sui regali di Natale, cioè di poter realizzare per chi vuole fare i saponi e fate i saponi perché piacciono sempre, poi i saponi shampoo è veramente una chicchetta, ci mettete come vi ho fatto vedere prima, il nastrino fate con un cacciavite, fate un buco dentro ed è proprio carino carino. E almeno 4-8 settimane prima, perché la stagionatura è 4-8 settimane. Se le regalate dopo 3 settimane o 4 settimane, possono, cioè potete, io preferisco sempre 8 settimane di stagionatura, ma c'è la maggior parte dei saponificatori che le fanno a 4. Comunque potete mettere la data di apertura di uso, quindi sul bigliettino mettete tanti auguri, questo è il tuo sapone shampoo, questa è la tua saponetta per il corpo, usami. Anzi, questo io sono per te, usami dal e mettete la data. Se le fate invece nelle prossime settimane, ci siamo in qualche modo, almeno sulle 4, almeno sul minimo, diciamo. Ma questo anche per ricordarvi che faremo il 9 dicembre, che è un giovedì, prossima slide, il prossimo appuntamento che è proprio dedicato ai regali di Natale, sempre con Family Academy. Vi potete scrivere nel link, ve l'ho messo lì, registrati, si vede poco, ma insomma, poi registrati cliccando qui, grazie Paola, perfetta. Prossima, e quindi insomma vi aspettiamo con la tua produzione Lego Natale. Ma per finire, non posso non finire con una cosa importantissima perché dopo un'ora e mezza di avvertenze, attenzioni, eseguite la ricetta, precisione, però ricordiamoci pure che se non è divertente non è autoproduzione, quindi sperimentiamo come mi è venuto male a me perché mi si è spostato il sapone per 2 giorni, può succedere che non viene tutto perfetto, l'importante è tenere le giuste attenzioni, gli occhialetti, l'aceto. La mascherina, tutto quanto, ma se non è divertente, non è autoproduzione, poi alcuni errori, quindi anche il sapore fatto male, sono troppo divertenti per farli una sola volta. E questo è un bellissimo proverbio aborigeno che in qualche modo lotta contro la nostra ansia da prestazione. Non so voi, ma io ne ho sempre tantissima, prima di una lezione, con un incontro, sempre Rescue Remedy, tutti i processi che servono un po' a tranquillizzarmi. Perché sento sempre quest'ansia da fare le cose in modo perfetto, eccetera, ma può capitare che qualcosa non vada per il verso giusto, l'importante è avere lo schema. Lo schema ci permette di giocare. E quindi, insomma, l'augurio di oggi è quello di sperimentare, di giocare, non c'è nulla di più divertente, veramente in autoproduzione del sapone. Quindi provate, provate, vediamo un po' come va, iscriveteci anche sotto il video come stanno andando gli esperimenti. O le vostre ricette pure. Questi sono tutti i miei contatti. Se volete vedere tutti i video passati che ho fatto in Rai, o se non del sabato mattina alle 10, 10, 10 e un quarto, trovate su Facebook, su YouTube, la mia mail è lì, trovate tutto. E se volete approfondire il tema dell'autoproduzione, ci sono, se volete, i miei libri del gruppo Macro, che dovrebbero essere nella prossima slide. Invece, eccoli qui, diciamo che il tema sapone è molto di più fatto in casa, o risparmio 700 euro, e occhio all'etichetta, c'è più la parte dell'etichetta, eccetera, però invece sul tema del sapone vi volevo consigliare un po' di libri. Eccoli qui. Allora, sicuramente la Paoletti è bravissima, è eccelsa, non è un libro facilissimo, ma è un libro che dà tutte le risposte, devo dire. Quindi ci sono tantissime domande e devo dire per chi ha un livello più avanzato consiglio di comprare questi due libri, che è Saponi e detersivi naturali, edito sempre dalla Macro, Bollino Fattoria della Sufficienza e il Filo Verde di Arianna, della Paoletti, che si chiama Saponi e detersivi naturali. Ma soprattutto questo, che è il tema di oggi, che è saponi e shampoo solidi, che è un manuale teorico-pratico, lei è bravissima e risponde veramente a tutte le possibili immaginabili domande, varianti e metodi, veramente c'è tutto, cioè è scritto fittissimo, quindi diciamo che è veramente per approfondire sono i due libri. Poi invece se mi interessa il tema anche dello shampoo, delle lezioni delle tinture naturali, perché è un tema affine oggi, a me è piaciuto molto questo libro, edito da Terra Nuova, Sylvie Hampikian e Alexandra Perrugon, che appunto è shampoo in lozione e tinte fai da te. Ed è molto carino per approfondire gli argomenti, diciamo, paralleli al tema capelli.
I siti su internet sono tantissimi, il mio sapone, l'angolo di Lola, il mio sapone naturale, ce ne sono tantissimi. Un forum molto interessante sul tema cosmetico del sapone e l'angolo di Lola, non è facilissimo, è più diciamo per le domande che magari sono state fatte oggi un po' particolari, quello sicuramente aiuta perché no, non è facile fare, già stiamo sforando i tempi, ma è difficile fare un macro argomento così grande in poco tempo, più tutta la parte pratica. E quindi trovate tutto, quindi basta giocare e approfondire. Ecco la Ecco, mia volevo solo conclusione. sfatare dalle tante domande che vengono, che è la paura dell'acido della soda, cioè ma lo shampoo, devo fare un risciacquo dopo, cioè c'è questa paura che se regalo i saponi, poi se c'è qualcuno che ha la pelle molto delicata, che cosa... Ecco, Brava volevo Paola, hai fatto bene perché tranquillizzarti. allora il processo di saponificazione, come abbiamo detto prima, trasforma completamente la soda caustica e un sapone che è pazzesco, che il primo giorno non potevamo toccare, adesso io me lo posso passare così, cioè a parte il profumo, la morbidezza, cioè è una cosa proprio meravigliosa perché il processo di saponificazione, che come ho detto va bene già da 4 settimane, meglio 8, è pazzesco, trasforma completamente la soda, non esiste più, proprio si creano completamente delle altre sostanze chimiche, è un processo chimico. Noi sappiamo che nei processi chimici le due sostanze di partenza legandosi cambiano completamente, tutto questo viene innescato dall'acqua. Quindi vi assicuro che fare non solo il sapone fatto in casa non ha nessun tipo di problema perché è molto delicato, ma soprattutto non vi dà i problemi che avreste con i saponi commerciali, di cui tutte le sostanze aggressive, allergizzanti, alcune cancerogene, quindi sensibilizzanti. Quindi veramente fatevi il sapone in casa perché è un ottimo modo invece di stare in salute. E abbiamo dato tante avvertenze, ma vi assicuro che sono state anche aggiuntive. Avete visto? Nel senso che è stato tutto molto tranquillo, molto sereno. Io nel frattempo dovevo gestire gli auricolari che mi cadevano, i tempi, il video, sentire Paola, fare tutti i miei esperimenti, far venire tutto in pochissimo tempo, peraltro, e è venuto tutto. Quindi relax, per quello l'ultima No, slide no, del gioco. Sperimentiamo bellissimo. nella quadratura, però sperimentiamo. Ecco, chiedono due cose prevalentemente. Una, c'è cioè la paura sempre anche del lavaggio delle attrezzature. Si lavano normalmente tutte le Sì, le potete attrezzature lavare utilizzate. tranquillamente le lavastoviglie, perché comunque il lavaggio non è un problema. Le potete lavare a mano con i guanti o le lavastoviglie, ma considerate che la soda caustica comunque l'abbiamo scolata bene e diciamo, non ci laviamo il corpo con il sapone che rimane nel barattolo, solo quello, ma il lavastoviglie va benissimo perché il calore scioglie molto bene, per cui elimina totalmente tutti i residui. Quindi non vi preoccupate, semplicemente tutti questi elettrodomestici per tranquillità tenetevi lì solo per il sapone. È ovvio che se passano 3 mesi e anche se c'era un piccolo, ma neanche ci sta un piccolissimo residuo, lo potete anche usare per l'alimentazione, perché comunque il processo di saponificazione, anche se in minima parte, anche se avete lavato male, a mano, senza un buon lavaggio, anche se rimane, comunque diventa un sapone, quindi non fa male, anzi, vi lava l'elettrodomestico. Ah, peraltro vi lava l'elettrodomestico, quindi Esatto, quindi. E tranquilli. E il poi. risciacquo acido che dicevate all'inizio Sì. è semplicemente perché il sapone è basico e le nonne consigliano un ultimo risciacquo con aceto, aceto di mele, aceto citrico, ma è semplicemente per levare la basicità del sapone. Questo sapone è estremamente delicato e non solo estremamente delicato, vi fa i capelli lucidi, splendenti, forti, aumenta il capello, non crea inquinamento perché nelle acque è andata ad introdurre un elemento più degradabile ed ecologico, per cui tanto sapone. Esatto. Un'ultima domanda che chiedono che non hanno capito bene quando tagliare il sapone. Dopo quanto tempo? 24-48 ore, dopo 24 ore. 24-48 ore taglio del sapone, 24 ore, se già dopo 24 ore lo vediamo, lo sentiamo ed è molto duro, se invece è ancora morbido, un po' come vi avevo mostrato, a quel punto dovete tagliare il sapone dopo 48 ore. E se ce l'avete negli stampini, semplicemente sgusciate dagli stampini. Io mi lavo pure i guanti.
capisco perché rimane molto Esatto, respiri. molto, però questi sono guanti di recupero che volevano gettare via le mani, che semplicemente erano stati messi su un bancone e allora recupero io, come al solito, che qua si butta niente. E direi che possiamo chiudere con l'ultimo messaggio di Antonella che dice: dopo aver provato il sapone fatto in casa, non lo si abbandona più. È vero, Esatto, è vero. esatto. Il vostro Perché poi migliore amico sarà il si sciacqua sapone. subito, tra l'altro, cioè va via immediatamente, quindi un risparmio d'acqua, le mani non sono continuamente viscide dal sapone, è Sì, e stupendo il poi è un solo corpo. prodotto, perché con quello che scende ti ci lavi il corpo, cioè non serve neanche il Assolutamente. bagno schiuma a quel punto, è tutto un unico. Bene, Lucia, grazie come sempre, sempre carica, ci dai tanta energia, tante informazioni utilissime e credo che questo corso sarà utile per tantissime persone, ma anche per divertirsi e passare un po' di tempo in famiglia, perché diventa anche un gioco da fare. Quindi grazie ancora, grazie a tutti, io auguro una buona serata e ci vediamo alla prossima. Buona serata. Grazie Paola, 9 dicembre con l'Eco Natale, tante idee economiche, ecologiche, divertenti, facili per i regalini di Natale. Yeppa, grazie Paola 9 di dicembre a tutti, grazie a voi, grazie a te Lucia, cuore. Per la ancora buona super serata organizzazione di Paola Acquisti, di tutti questi incontri meravigliosi di a tutti. sensibilizzazione che fa col progetto Family Academy. Grazie per tutto l'impegno, Grazie, ci mette molto di più di quanto grazie a te, grazie a tutti dovrebbe. voi. Ciao. Ciao a tutti.